È iniziata una nuova giornata da Lazio all'interno, ma anche all'esterno delle due strutture in isolamento dopo la scoperta dei primi casi di coronavirus in Liguria e la tensione comprensibilmente continua a salire. Le persone attualmente isolate all'interno delle due strutture, parliamo di oltre 100 persone, anche questa mattina hanno mostrato segni di disagio, hanno mostrato la volontà di ottenere sostegno, ma soprattutto la volontà di essere trasferite. Sono uscite all'esterno delle due strutture, affacciandosi hanno dialogato con la polizia locale e con la protezione civile, mostrando appunto la volontà di essere trasferiti. Alcune persone hanno dichiarato di essere sane, che la loro permanenza consisterebbe nel contrarre la malattia. Hanno lamentato la mancanza di pulizia, hanno lamentato la mancanza di sostegno. Ebbene, si attendono ulteriori novità nella giornata di oggi. Non sono mancati nemmeno gli attacchi alla politica. Oggi dovrebbe essere la giornata del trasferimento, quantomeno dei 43 turisti piemontesi. Ieri il governatore della regione Piemonte, Ciro, ha dichiarato che verranno effettuati tamponi, dopo il quale le persone asintomatiche e che risulteranno negative verranno trasferite in una struttura di Villanova d'Asti. Resta però da capire i tempi, se saranno celeri oppure se continueranno a dilungarsi.